Dottoressa, partiamo dai dati. 66 contagiati ad Ariano negli ultimi 2 giorni, solo 4, e poi la buona notizia di una prima paziente guarita. Come vanno interpretati questi segnali? Siamo sulla buona strada? A mio avviso siamo sulla strada giusta perché ci siamo resi conto che il virus viaggia con gli uomini e quindi da quando abbiamo avuto, ci siamo convinti che più siamo a casa e meno contagi abbiamo, ecco il risultato è arrivato. Quindi che poi vabbè, della signora è una speranza che in fondo c'è una speranza veramente per tutti. La città del Tricolle è ormai blindata da più di una settimana. Come si stanno comportando i cittadini arianesi? Hanno dato un grande esempio di responsabilità. Ancor prima che le disposizioni ci costringessero a stare in casa, hanno anticipato queste disposizioni perché hanno compreso, è un popolo intelligente, un popolo straordinario, un popolo che ha compreso subito il pericolo, anche tenuto conto del contesto in cui è maturato questa diffusione del virus. Ecco. Quindi non posso dire altro che complimentarmi con questo popolo e dirgli grazie, grazie, ma soprattutto perché questo rende a me il compito meno arduo. Ma io per non trovarmi impreparata, ho pure chiamato, certo non è la stessa situazione che Codogno, ma ho chiamato questi sindaci, il sindaco di Codogno, per farmi illuminare su tutte le misure che loro avevano adottate, ma non perché chiamo Codogno, ma per anticiparle queste misure. Dottoressa, la quarantena per la città di Ariano durerà almeno fino alla fine del mese. Al momento è possibile dire se ci sarà una proroga delle misure adottate dalla regione? Non lo so, noi stiamo lavorando in collegamento strettissimo, soprattutto io come commissario straordinario sto lavorando in raccordo sia con l'unità crisi ma soprattutto con il prefetto, con la prefettura che mi sta dando, mi supporta in tutte le decisioni più importanti. Ecco, non so se sa che abbiamo voluto chiudere proprio per stringerci ancora di più in casa per evitare che ecco, qualche furbetto la possa approfittare e quindi eludere i controlli. Abbiamo chiuso degli accessi, gli altri accessi, perché Ariano ha tanti accessi alla città. Abbiamo chiuso quelle strade secondarie con dei New Jersey. Noi sappiamo il numero dei contagiati ad Ariano, ma non quello delle persone sotto sorveglianza. Lei ne ha conoscenza e come vengono monitorate queste persone? Noi provvediamo a notificare le modalità di espletamento della permanenza domiciliare, proprio delle regole a cui devono attenersi stando a casa, obbligatoriamente a casa, ma ci sono delle regole che delle modalità di gestione della loro vita quotidiana che l'ASL ci invia e noi notifichiamo ai singoli soggetti che sono in permanenza domiciliare. Ad oggi credo, non vorrei dare numeri, credo che ne abbiamo un 200. Lei avrebbe dovuto gestire il comune di Ariano solo per pochi mesi, per quella che viene definita ordinaria amministrazione. Si trova invece a dover governare in una fase straordinaria, imprevista e imprevedibile. Come sta vivendo lei questi giorni, queste settimane? Penso sempre che mi può sfuggire qualcosa, profondo tutte le mie energie dalla mattina alle 7 quando mi sveglio fino alla sera quando vado a dormire. Ariano rappresenta tutta la mia giornata, quindi spero di non aver fatto errori, di non aver, di aver organizzato tutto nel migliore dei modi. La vivo sempre con tanta questa esperienza, con tanta voglia di fare e di vorrei io mettermi, fermare questo virus. Pensi a che cosa giunge la mia mente. Sì.
impossibile. La cosa possibile è solo quello di rimanere a casa. A casa, perché il virus cammina con noi esseri umani.